a voi. Cercherò una scusa per sentirmi fragile, perché tu mi fai paura, non lo so nascondere. Il cuore è sempre ciò che vuole, ma io vorrei soltanto i graffi sulla schiena, nudi nel retrovisore, in macchina io te con la radio accesa. Così chiaro, la mole è un gioco qui non dici. Ed è vero, non bisogna vivere il presente, quello che sarà sarà domani. Sì, esatto. Il domani, che sarà, sarà. Quello che verrà. Quello che verrà, verrà. Qualsiasi cosa venga. A volte è super importante essere così. Eh sì, anche. È vero. Senti, questo singolo è tratto dal tuo ultimo album. Come mai hai deciso di cantare in italiano? Perché domani? Perché, infatti, quando ho fatto il mio show sulla Rai, in questo stesso studio. È vero, sì, è vero, sì, è vero. Ho cantato tantissime canzoni in italiano, tante canzoni che appartengono agli altri. E dunque mi sono detto un giorno, quando trovo la melodia giusta, la canzone giusta, mi piacerebbe cantare una canzone mia anche in italiano. Dunque dall'inizio della scrittura di questo album e della scrittura di questa canzone mi sono detto, ah, ok, questa qua... Questa può essere quella giusta per cantarla, sì, in italiano. Esatto. Ed avevi ragione, perché è un grande successo, quindi...
come il successo che sta avendo. È appena partito la tua tournée. Il 24, sì. Tu, allora, ti dico questa cosa, è partita il 24 novembre, sì. È il giorno del mio compleanno. Ah! Quindi spero di averti portato fortuna, sì. Una tournée che durerà fino a febbraio. Sì, abbiamo aperto a Torino il 24 e adesso stiamo continuando, è uno show esplosivo. Beh, anche molto italiano, perché tu farai 12 date, 12 città. Sì. Quali saranno queste città? Più o meno. Ah, ci sono dal nord al sud, quindi, Roma, Roma, Napoli, c'è Montichiari, c'è Bolzano, c'è Reggio Calabria, allora. Napoli, Bari, Padova. Mangerai molto bene in qualsiasi luogo, sappilo. Ma io mangio sempre bene, io, la cosa la più bella di essere in tour è il fatto che io posso mangiare tutto il giorno senza avere paura. E io ti capisco! Perché sul palco posso ballare, dunque mangio. Io quando faccio la tournée teatrale il mio problema è che finisco il teatro, sì. All'una vado a cena, capisci? Dopo due mesi ti vorrei far vedere il mio peso com'è cambiato, capito? E a che ora ti alzi la mattina? No, quando faccio il teatro tardi, però mangiarti ma che ora? Mezzogiorno, il teatro, però mangiarti la carbonara, la matriciana all'una del mattino, no, capisci me che non va bene, no, capito? Sì. No. Mica, è stato un piacere averti qua. Mica. Spero di rivederti presto, in bocca al lupo per la tournée. Viva il lupo, grazie. Ti verrà a trovare in una delle tappe. Prego, grazie, Mica.